tempi siano, diciamo, è necessario avere un cronoprogramma più puntuale, però direi che questa è stata una grande conquista di questo territorio. Ha lavorato benissimo ed è l'unico grande progetto che è stato finanziato proprio perché ha delle peculiarità importantissime. Accoglie un bacino di studenti grandi, importanti, uno dei più importanti della provincia, ma soprattutto siamo riusciti a ottenere un finanziamento che supera i 10 milioni di euro, che non era affatto scontato. Ecco, quindi direi che una volta che è stato definito lo stanziamento e quindi il quantum, adesso abbiamo bisogno di definire un programma, un cronoprogramma puntuale, ma direi che questa giornata e non solo questa sono l'inizio di una definizione puntuale di tutte le azioni che dovranno fare sicuramente il Comune, lo faremo insieme come abbiamo affrontato il cammino insieme due enti e due istituzioni che grazie anche a una grande sinergia riescono a portare su questa provincia e sull'Albenganese una risposta concreta alle tante necessità e esigenze perché il tessuto, diciamo, anche proprio scolastico, è un tessuto vivace e fortunatamente è in grande e importante crescita.